Siamo a Isernia presso lo studio del dottor Davide Tagliaferri, che ha gestito oggi due pazienti, i suoi primi tre casi con il Navident. Può condividere con noi il tipo di casi gestiti? Beh sì, certamente. Intanto grazie Luca, perché effettivamente oggi, venendo io da una chirurgia guidata statica, ho assaggiato e ho valutato la qualità invece e la libertà che ti offre una chirurgia dinamica. I due pazienti che abbiamo trattato sono una signora a cui è stato inserito un impianto nel quarto quadrante, una monodelluria in zona 46, e dove diciamo forse non era proprio l'ideale iniziare con un caso del genere, perché ho trovato una cresta abbastanza stretta e abbastanza sottile e con una densità ossea non importante, e tant'è vero che alla fine ho stabilito di cambiare il diametro dell'impianto, cosa che ad esempio non sarebbe stato possibile in una chirurgia guidata statica. Devo dire che tutto sommato l'intervento è stato fluido, non ho trovato inconvenienti, anche la localizzazione della posizione dopo le prime diciamo incertezze è stata diciamo precisa. Il secondo caso invece ho combinato nello stesso paziente due interventi. Un terzo quadrante, quindi il quadrante un po' difficilotto, perché ho dovuto lavorare con la mano sinistra, e si trattava di un elemento distale, un 35 dove era stato fatto qualche mese fa un'estrazione. Comunque il posizionamento è stato fluido, semplice, e quella, l'immagine la si può vedere dietro di me. L'altro quadrante dello stesso paziente è stato il primo quadrante dove ho eseguito un post estrattivo in zona 14 e invece un flapless, con tecnica flapless in zona 16. Qui direi che se dovessi consigliare a un collega che si approccia alla chirurgia dinamica, direi che è proprio con un dente come il dente che ho inserito, proprio con un impianto in zona 16 consiglierei di iniziare, cioè un osso nativo, ben guarito, stabilizzato. Un po' più difficile è stato l'inserimento dell'impianto post-estrattivo, però diciamo superate le prime difficoltà, poi l'inserimento è stato semplice. Dottore, un consiglio a chi si appresta a lavorare con Navident? Sì, selezionare i casi con attenzione, iniziare quindi con casi semplici, una monodelluria o due impianti, un ponte di pochi elementi, nei settori forse un po' più semplici da lavorare, quindi escluderei all'inizio il terzo settore. E soprattutto porre attenzione nella preparazione dello stand e comunque i primi casi andare insieme al paziente dal radiologo, perché è fondamentale che l'esame con BIN o TAC che sia venga eseguito con la massima attenzione. Perfetto, dottor Tagliaferri, grazie mille. Grazie a te.